collaborazione con D'Urbano Arredamenti, Vinicola Fratelli Flocco, Del Giudice, Il Fiore del Latte, Supermercati Gran Risparmio, Italian Gas, Puracqua, I Casali di Colle Monte, Dolci Tentazioni. Salve a tutti, benvenuti ad una nuova puntata di In Cucina con lo Chef, il programma della nostra rete che si occupa di buona cucina, buona tavola e cose, ripeto, buone, buonissime. Gianni, ciao. Ciao Gigi. Come stai? Tutto bene. Tutto bene? Tutto a posto. Ciao Gigi. Siamo tutti qui e abbiamo come, diciamo, ingrediente principale. Ingrediente principale, io vedo le fettuccine. Sì. Giusto? Oggi sì, un primo piatto. Facciamo un primo, voglio dire, della tradizione. Sì. Dove c'è comunque un tocco, dove, diciamo, personalizzato da te, da Walter e anche da Giuseppe, che sì, in questo momento non è con noi, ma che collabora alla stesura di sì, quelle sì, che sono ricette. I nostri programmi quotidiani, le ricette quotidiane. Quindi un classico, un primo che si fa anche, si prepara anche velocemente. Sì, è molto veloce. Allora, leggo il titolo. Abbiamo detto fettuccine al ragù di agnello con fave e pecorino. Sì. Quindi pecorino, eccolo là. Oggi è un giorno classico per noi importante, perché di questa nuova stagione oggi raggiungiamo, questa è la puntata numero 40, che per noi è importante, vuol dire che stiamo procedendo e andremo avanti tutto l'inverno, primavera, fino alle soglie dell'estate. E quindi siamo diciamo, ben messi, ben organizzati per poter continuare questa nostra avventura, diciamo, avventura editoriale e soprattutto, uso un termine, mangereccia, perché qua sì, comunque questo divertimento a base di cose buone. Da mangiare. Sì. Va bene, ragazzi, qui sì, ci va la nostra fettuccina, sì, sì, sì. Sì, allora, sì, bolle, tutti... bolle. Chi mi elenca? Vai Walter, vado. Beh, abbiamo del macinato di agnello. Ecco, quindi sì, questo è la parte magra dell'agnello che... Sì, che viene macinato dal nostro macellaio. Antonio, sì. Eh? Sì. Sì, abbiamo del pecorino, delle fave, carota, cipolla e sedano, fettuccine e delle erbe aromatiche, salvia, rosmarino e alloro. Quando parliamo di ragù, queste tre cose non possono mai mancare. Va bene, allora io raggiungo la mia consueta postazione, ormai questo angolo... No, saliamo. Nello studio mi appartiene. Approfitto per l'acqua e caliamo le nostre. Ricordare che noi, il nostro programma va in onda da Guglionesi, procediamo sì, a Guglionesi e dobbiamo ringraziare veramente il nostro amico Antonio D'Urbano che ci mette a disposizione. Ci ha messo a disposizione questo studio, questo set, sì, dove abbiamo tutte le comodità sì, che ci servono per poter, diciamo, realizzare questo nostro contenitore sì, a base di cose buone. Allora Gigi, andiamo a preparare la base del nostro ragù. Come abbiamo detto, sedano, carota, cipolla, erbe aromatiche. Sedano, carota, cipolla. Sì. Diciamo, sono i fondamenti del ragù. Sì. Bianco, rosso, come vogliamo fare, facciamo, però fatti, non possono mancare. Infatti io, vedendo gli ingredienti, ho visto che non c'è il pomodoro. No, 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 questo no, è bianco. In bianco. Perché è un ragù bianco. Sì. Un ragù bianco che poi, voglio dire, a posto del... Intanto è con l'agnello e non sì, con il vitello. E poi non ha il pomodoro, appunto, e la particolarità è che agnello pecorino. Sì, e le fave. Le fave sono... una bella variante che voglio capire, vorrei capire poi. Dicevo il classico fave e pecorino. Ecco. Comunque non abbiamo fave e formaggio che si fa lo spuntino. Abbiamo, sì. Allora Gigi, aspettiamo che si rosoli il tutto. Dopodiché mettiamo le erbette. Abbiamo rosmarino, salvia e alloro. Rosmarino, salvia e alloro. Sì. Mi avvicino. Questo è l'ingrediente principale, diciamo. Sì, sì, beh. Per una monoporzione voi avete
optato per 200 grammi di carne, no? Sì. Sì, intorno ai 200 sì. Però volendolo fare per 4 persone, 600-700 grammi. Sì, è più che sufficiente. Più che sufficiente. Sì. Le tagliatelle sono state buttate nell'acqua. Sì. Ok. I tempi di cottura delle tagliatelle sono abbastanza brevi. Sì, sì. Ma anche questo. Anche ragù. Sì, sì. Tanto il sapore lo prendo ugualmente. Io il ragù l'ho sempre, diciamo, i ragù li ho sempre considerati rossi. No, a parte rosso, ma il primo della domenica, no? La domenica. Ah, sì, comunque c'è un po' d'acqua di cottura. Sì. Mentre durante la settimana la pasta di pomodoro, la pasta. Sì, è più. Ok. La domenica. Ma è un'idea probabilmente sbagliata che mi porto dietro io. No, vabbè, comunque. Nelle famiglie abitualmente, anche perché il ragù. Noi, per ragioni di tempo, dobbiamo correre, dobbiamo rimanere. Vabbè, sì. Però il sugo della domenica ha una grande particolarità, che comincia la mattina. Cottura lenta. È vero? Sì. Cottura lenta. Finisce intorno a mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo. E poi se abiti in un condominio e abiti al quinto piano e decidi di farti le scale a piedi, o a salire o a scendere, ad ogni pianerottolo senti un profumo. È vero, è vero. E quindi la domenica è il ragù. Insomma, sono le tradizioni delle famiglie convivialità, si sta insieme, sì. Ok, allora. Con le fave, voi... Sì, aggiungiamo direttamente... Quindi... Lasciamo insaporire. Ripetiamo che stiamo usando fave. Sì. Andate al supermercato. Sì, in questo periodo. Però a Pozzetto, dove ci sono i prodotti surgelati. Tac, sì. Prendete le fave. E quindi ma potete aggiungerle al vostro ragù. Qualche sì. Allora, ancora di cottura. Dimmi. Aspettiamo che la carne si insaporisca con le fave. Le fave tu le lasci intere qua? Sì, sì, intere, intere. Qui non frulliamo niente oggi. No, oggi non si frulla. Siamo rimasti nel okay. Tempo che si ammorbidiscono un po'. Va bene, allora e... io... Dobbiamo aspettare la cottura della pasta e del ragù. Allora, la mantecazione. Allora, perché poi va tutto... Sì, 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 va saltato. Perfetto. Mantecato col pecorino. Sono diventato un esperto. È velocissimo come piatto. Non andate via, non cambiate canale, noi torniamo. E il nostro ragù bianco, agnello, con le fave, gli aromi... Pecorino. E pecorino, naturalmente, tocco finale. Torniamo subito, subitissimo. A tra poco. A tra poco. Il ragù allora. È pronto? Sì. È pronto. Ci siamo. Ecco le tagliatelle. Anche cotta. Comunque, come si dice, come dicevano le persone che oggi sono più grandi di noi, dai. La morte delle tagliatelle nel ragù, vero? Sì, noi oggi abbiamo fatto il ragù bianco, però. Vabbè, che sia bianco, anche buono, senza pomodoro. Sì. Fettuccine, scusa, non tagliatelle. Fettuccine, insomma. Andiamo. Poi, cangioni. La differenza è nella larghezza. Sì. Poi sono le pappardelle, sono ancora più larghe. Più larghe, sì. Ecco, abbiamo il nostro pecorino. Queste sono fettuccine. Sì. Ecco, il pecorino, naturalmente... C'è un po' d'acquetta? No. E c'è un po'? Aggiungi un po' di... per far diventare cremoso. Sì. Ah, che bella, il pecorino. Se volete rivedere questa puntata, andate sul sito della nostra rete. Sulla destra c'è il banner con il logo di Cucina con lo Chef. Questo qui, ve lo faccio vedere, questo qui. Ci cliccate sopra e trovate una sezione dove, questa è la puntata numero 40, ci sono tutte le 40 le puntate che noi abbiamo realizzato da inizio della quarta stagione di Cucina con lo Chef. Mettete pausa, rivedete tutti i passaggi, e quindi perché noi siamo anche, ci vantiamo di essere anche una piccola scuola televisiva di cucina. Molto social. E siamo anche social. Cioè, ci segue,
qualcosa impara. Sì, sicuramente. E non lo diciamo per presunzione, no, ce lo dicono le persone. Ok, andiamo a quindi, altra sventagliata di pecorino. Vabbè. A completamento una triste, un poker. Un poker di salvia. Di foglie di salvia. Salvia profumate. Allora, amici che ci avete seguito, oggi Walter e Gianni ci hanno preparato fettuccine al ragù bianco di agnello con fave e pecorino. Sì. Il profumo ve lo garantisco io, credetemi, è buonissimo. Il gusto lo sarà altrettanto. Provatelo, una domenica, anziché il classico ragù, potete optare per questa nostra proposta. Noi vi ringraziamo, io ringrazio il giovane chef. Ciao, ciao Gianni, ciao Walter. Instagram, Facebook e YouTube per rivedere. In cucina con lo chef, stessa rete, stessa ora, tutti i giorni. Ciao a tutti. Arrivederci. Ciao. Arrivederci da Durbano Arredamenti, Vinicola Fratelli Flocco, Del Giudice, Il Fiore del Latte, Supermercati Gran Risparmio, Italian Gas, Puracqua, I Casali di Colle Monte, Dolci Tentazioni.